Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di melanomi e per farlo siamo in collegamento da Milano con il dottor Alessandro Testori. Buonasera dottore e benvenuto. Grazie, buonasera per l'invito. Grazie a lei dottore. Quindi dottor Testori, che cos'è il melanoma? Il melanoma è un tumore estremamente importante perché è sotto i nostri occhi. Noi vediamo dalla prima diapositiva un po' quello che è il discorso dell'importanza dei tumori sulla base anche della loro prevalenza nella nostra vita. Il melanoma è il tumore, oltre al tumore del polmone nelle donne, con la maggiore crescita di incidenza degli ultimi 20-30 anni. Come invece il tumore allo stomaco, all'utero, viste quelle che sono poi tutte le novità in termini di prevenzione che si sono sviluppati negli ultimi decenni, che hanno permesso di ridurre l'incidenza di tanti tumori, come appunto quello dello stomaco, quello dell'utero, con tutta la prevenzione che si fa nell'ambito femminile, eccetera. E la prevenzione è il segreto per riuscire a sconfiggere gran parte dei tumori che possono colpirci, tra cui il melanoma. La prevenzione primaria nel melanoma vuol dire soprattutto quella di proteggere i bambini nei primi anni di vita fino a quando si è adolescenti, dall'eccessiva esposizione solare, dalle scottature. La prevenzione secondaria invece è quella che ci permette di riconoscere molto presto la presenza di un tumore e quindi fare una diagnosi precoce, che anch'essa ci salva la pelle, perché riscoprire precocemente un melanoma vuol dire sostanzialmente poi avere solo una piccola cicatrice e aver risolto il problema. La prevenzione terziaria invece è quella che si fa sui pazienti che hanno già una malattia tumorale e che consiste nel fare dei controlli periodici per verificare che tutto vada bene sostanzialmente. Dal punto di vista di tumori della pelle, il melanoma è senz'altro il più importante per la sua gravità, però ci sono anche altri tumori che è importante riconoscere, e io cercherò oggi di farvi vedere alcune immagini perché non c'è come la memoria visiva per cercare di mettere un po' così in risalto quello che può essere il metodo più semplice per riconoscere un tumore, perché per primo tutto quello che riguarda poi riconoscere un problema deve partire da noi stessi, dall'autocontrollo, soprattutto per un problema come i tumori della pelle, che in gran parte nascono sotto i nostri occhi. Il melanoma è sostanzialmente un tumore che nasce dal melanocita. Melanocita sono quelle cellule della nostra pelle che ci danno l'abbronzatura. E vediamo come il discorso può nascere da un banale neo e poi svilupparsi appunto in un melanoma, come anche può nascere dalla pelle dove prima non era evidente nulla dal punto di vista diagnostico. E questo è un po' un aspetto che è un po' difficile riuscire a dire se la gran parte dei melanomi insorga su un neo preesistente oppure no, perché noi non abbiamo la certezza di quello che poteva essere una macchia sulla pelle, se era già un piccolo melanoma assolutamente asintomatico o se era un neo che poi dopo nell'arco del tempo si è trasformato in quello che è il problema attuale di una persona, che appunto è la scoperta di avere un melanoma. Dottore, quindi per quanto riguarda i melanomi e i tumori della cute, quali sono le persone più a rischio? Beh, le persone più a rischio sono senz'altro le persone che hanno la classica pelle chiara, gli occhi azzurri, i capelli biondi piuttosto che rossicci. Sono i fototipi 1 e 2, tipici diciamo di una tipologia di persona diciamo nord europea. Le persone che hanno una pelle un po' più olivastra come la mia, che sono fototipo 4, eccetera, hanno un'incidenza minore, ma questo non vuol dire che sono esenti dalla possibilità di sviluppare un melanoma. Sono anch'esse persone che se hanno dei nei devono farsi controllare sostanzialmente. Diciamo che, come vi dicevo all'inizio, il problema più importante è quello della prevenzione primaria. Cosa succedeva 100 anni fa? 100 anni fa succedeva che le persone che andavano al mare si coprivano
Tantissimo. Dal dopoguerra in poi, dalla seconda metà del secolo scorso in poi, invece l'atteggiamento di tutti noi è quello che abbronzarsi ci dà un senso di sicurezza, un senso di appartenenza a un ceto sociale più agiato e ci fa sentire più attrattivi, più belli nei confronti dei nostri simili, eccetera. E questo chiaramente ha determinato un aumento dell'incidenza del melanoma, che è davvero importantissimo, è quasi un'epidemia sostanzialmente. Come salga in modo importante questo tipo di incidenza di tumori della pelle, che è il melanoma, ma anche altri tipi di tumori. Gli altri fattori di rischio sono certamente la presenza di un neocongenito gigante, che io consiglio sempre di togliere quando è presente in una persona, poi su quando farlo, a che età, eccetera, si può discutere sulla base anche di quale sia la sede. E la familiarità invece è un aspetto molto peculiare sul quale ad oggi noi abbiamo un'evidenza di circa il 5% dei casi di melanoma. Per parlare di familiarità non basta avere un solo elemento in famiglia in linea diretta, ma devono essercene due di parenti stretti che hanno avuto lo stesso tipo di patologia e spesso è legata ad una mutazione genetica che abbiamo nel nostro patrimonio genetico. Quindi, poi la presenza di tantinei è senz'altro un altro aspetto estremamente importante che deve per forza di cose, e sottolineo davvero la parola deve, far controllare le persone frequentemente. Se uno ha un singolo neo, che è sempre quello, non si è mai modificato, basta una volta magari nella vita farsi controllare. Se invece una persona ha tanti nei, è veramente fondamentale fare i controlli almeno una volta all'anno. Vedete, l'incidenza è diversa a seconda del continente, a seconda dello stato, a seconda dell'etnia, delle popolazioni che vivono in quell'area geografica. Possibilità che nell'arco della nostra vita io o uno di noi venga colpito da un melanoma, vedete come è aumentata nell'arco dei decenni, fino ad arrivare agli anni 2000 di una persona su 74 che nell'arco della vita avrà un melanoma, e oggi siamo attorno a una persona su 60 che rischia di sviluppare appunto un melanoma nell'arco della propria vita. Questo è un aspetto estremamente importante nell'ambito proprio di quella che è la pericolosità di questo tumore, che rappresenta il 4% globalmente di tutti i tumori, quindi non è un tumore frequentissimo, è il 5-10% di tutti i tumori della pelle, ma nell'ambito dei tumori della pelle è quello che porta la maggior probabilità di avere poi problemi seri, di avere una malattia difficile da controllare, tant'è che l'80% dei decessi legati ai tumori della pelle sono causati proprio dal melanoma. E vediamo proprio per sottolineare l'importanza di questa epidemia di melanoma, vedete come se nel 2000 in Italia avevamo circa 6.000 casi di pazienti ogni anno con un nuovo melanoma, oggigiorno siamo a circa il doppio, siamo a oltre 12.000 casi di nuovi pazienti all'anno, quindi capite che in 20 anni l'incidenza di questo tumore è raddoppiata. E vediamo che, sebbene l'incidenza sia aumentata, per fortuna la mortalità, che è la riga nera nelle donne e la prossima nei maschi, è rimasta sostanzialmente stabile, che ovviamente è l'aspetto più importante. E questo perché per fortuna siamo riusciti, attraverso prevalentemente la diagnosi precoce, a curare quello che prima era un tumore praticamente inguaribile perché veniva diagnosticato veramente molto in ritardo. Oggigiorno riusciamo a guarire con l'intervento chirurgico la gran parte dei pazienti, e quindi circa l'80% dei maschi riesce a guarire dal melanoma e il 90% delle donne ha questo tipo di risultato, il che è estremamente importante, e credetemi, la gran parte di questo successo è legata alla capacità dei dermatologi, di noi, gli esperti in melanoma, in tumori della pelle,
di riconoscerlo e anche e soprattutto nel fatto che la gente è molto più sensibilizzata al problema del melanoma e quindi si fa vedere la pelle, si fa controllare periodicamente e riusciamo a individuare lesioni sempre più piccole e sempre più importante. Quindi dal punto di vista diagnostico, trasmettere questo messaggio a tutti quelli A che possono essere proposito di interessati. questo, dottore, quindi come si fa la diagnosi? La diagnosi è una diagnosi legata proprio al fatto di rivolgersi a specialisti in questo settore e vediamo proprio dalle prossime diapositive quali possono essere gli aspetti così da per cercare di focalizzarli nella nostra memoria, perché davvero la memoria visiva è estremamente importante. Vedete a sinistra quello che è il più grave, il più importante di tutti. Quelli di questi tre che sono la gran parte, poi dei tumori della pelle ce ne sono molti altri, ma sono una percentuale molto ridotta. Il melanoma è appunto il più importante che vediamo a sinistra, ed è generalmente scuro. Il carcinoma basocellulare rappresenta la gran parte dei tumori della pelle ed è invece una lesione più tendente al rossiccio, quasi color carne. Il carcinoma spinocellulare è spesso una lesione che è un pochino più in rilievo, a volte sanguinante. L'aspetto davvero che io ho cercato di lanciare come slogan è quello così, cercare di metterci in testa il concetto di occhio ai nei. Occhio ai nei e quindi vediamo quali sono gli aspetti più importanti da focalizzare per cercare di tenere a memoria quelle che sono delle regole base per riconoscere un neo, una lesione sulla pelle che potrebbe essere sospetta e poi rivolgersi allo specialista che deve per forza di cose effettuare la diagnosi con questo semplicissimo strumento che è il dermatoscopio. La visita non può prescindere dal discorso del dermatoscopio e per cercare di dare proprio un algoritmo di definizioni per ricordarci un po' quali possono essere le caratteristiche più importanti, l'ABCDE è così l'acronimo più semplice da poter memorizzare. La A implica il concetto di asimmetria, quindi una lesione che ha dei margini non perfettamente uguali, se noi la tagliassimo a metà, vedete come possono essere diversi i nei se noi lo prendiamo e lo tagliamo a metà da una parte o dall'altra. I bordi che sono irregolari, è proprio una questione di cercare di memorizzare alcune immagini per così avere un minimo di riferimento. Il colore è generalmente scuro, anche se possiamo avere dei melanomi rossi. E quindi è chiaro che ogni lesione un po' strana va fatta controllare dallo specialista. La dimensione è il parametro meno importante. Fino a 15-20 anni fa dicevamo che sotto i 6 mm non dovevamo preoccuparci, oggigiorno invece noi riconosciamo melanomi anche di 2 o 3 mm di diametro. Quindi io sulla dimensione sono sempre abbastanza così morbido sul fatto di dare una dimensione che possa essere un cut point oltre il quale è pericoloso, sotto il quale non lo è. Perché non è più così. E poi l'ultimo aspetto che è l'evoluzione. L'evoluzione vorrei che fosse davvero l'ultimo aspetto da prendere in considerazione, perché se noi aspettiamo che un neo evolva verso un melanoma, è ovvio che abbiamo fatto qualcosina un pochino in ritardo. Noi certamente dobbiamo tenere presente il concetto di evoluzione, perché se abbiamo un neo che si modifica, dobbiamo correre dal dermatologo, dallo specialista in oncologia dermatologica per farlo controllare. Però l'ideale sarebbe quello di togliere magari un neo quando ancora non è degenerato, se uno ha magari pochi nei. Chiaro che chi ha tantissimi nei è molto più difficile fare una prevenzione chirurgica togliendoli tutti i nei perché è impossibile farlo. Però se noi abbiamo un neo magari un po' irregolare e il dermatologo ha il dubbio che potrebbe magari essere un neo con qualche caratteristica di atipia tale da poterci mettere nella condizione di avere già un melanoma, è meglio togliere un neo e avere una cicatrice in più per niente che non rischiare di avere un melanoma Certo, domani. nel dubbio è meglio Nel toglierlo. dubbio, assolutamente Benissimo, sì. quindi abbiamo visto quanto sia importante la diagnosi precoce, anzi precocissima. Ma come si cura il melanoma, dottore?
Il melanoma prevalentemente si cura chirurgicamente, poi oggigiorno abbiamo nuove terapie per quel 15-20% di pazienti che non riusciamo a gestire con la semplice chirurgia, però la chirurgia rappresenta davvero la salvezza per la stragrande maggioranza dei pazienti con un melanoma. E quindi l'asportazione chirurgica e poi la ricerca del linfonodo sentinella, che è una pratica ormai assolutamente nota, credo, al grande pubblico e che consiste nell'andare a individuare quelle poche cellule che magari sono migrate precocemente verso quei filtri che sono i linfonodi e che togliendo questo filtro, togliendo questo linfonodo, noi da un lato facciamo la diagnosi, dall'altro lato riusciamo anche a evitare che la malattia possa poi propagarsi ulteriormente. Quindi la chirurgia è sicuramente il punto di riferimento per curare questo tipo di malattia. Abbiamo poi delle novità dal punto di vista terapeutico, soprattutto che riguardano situazioni cliniche, diciamo, localmente avanzate, situazioni cliniche che implicherebbero un intervento chirurgico magari un po' troppo demolitivo e che quindi noi cerchiamo di gestire con una combinazione di un qualche cosa che si fa in sala operatoria, ma che non è demolitivo come la chirurgia ci imporrebbe di poter procedere. Vediamo alcune situazioni cliniche un pochino particolari. Questo tipo di trattamento, per esempio, si chiama elettrochemioterapia e consiste sostanzialmente nell'utilizzare questi elettrodi che, mettendoli all'interno del tessuto tumorale, tra una, diciamo, ago e l'altro, passa un impulso elettrico. Questo impulso elettrico fa sì che la cellula tumorale, in pratica, cellula tumorale che ha una sua membrana che la riveste, questa membrana venga trasformata in una specie di colapasta. Quindi vengono a manifestarsi tutti questi piccoli forellini attraverso i quali un chemioterapico che abbiamo iniettato localmente o in vena al paziente può entrare all'interno della cellula tumorale ad una concentrazione fino a 1000 volte superiore e quindi distruggere la cellula tumorale stessa. Voi vedete questo caso che è una signora che ha avuto un tumore al seno, sulla cui cicatrice si è manifestata una recidiva, una ricaduta della malattia e con il trattamento di elettrochemioterapia si riesce a controllare una situazione decisamente molto molto difficile. Mi spiace che non sono immagini bellissime, però ecco, questa è una situazione clinica molto frequente in oncologia. Però quello su cui volevo porre maggiormente l'attenzione è per esempio sui tumori epiteliali. Tumori epiteliali come un basalioma della punta del naso. Voi potete immaginare che se io avessi operato questa signora alla punta del naso, le avrei dovuto togliere praticamente metà naso, lasciando quindi una breccia chirurgica che nessun chirurgo plastico sarebbe riuscito a riparare in modo assolutamente conforme a quella che era la situazione originaria. Vedete altre immagini, sempre di lesioni posizionate appunto sulla punta del naso, in aree del volto molto particolari, dove l'atto chirurgico implicherebbe davvero una demolizione importante e una difficile ricostruzione plastica. Con l'elettrochemioterapia noi riusciamo a sconfiggere questo tumore e a far sì che appunto si abbia una guarigione completa del paziente senza dover procedere ad interventi chirurgici particolarmente demolitivi, come quelli sul volto. Benissimo, dottor Testori, io la ringrazio perché lei con tutto quello che ci ha detto oggi in pratica ci ha voluto mettere in guardia, ha voluto che noi stessimo attenti alla nostra pelle e quindi ai nostri nei. Io la ringrazio, molto apprezzato, è stato un piacere averla qui, dottore. Grazie mille dell'invito. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.